Avrete riconosciuto la palazzina ferita a Ponte Milvio, osservate le vistose crepe, era il 24 settembre quando questo stabile è parzialmente crollato nella parte posteriore, fortunatamente nessuna vittima, ma a tutt'oggi sono ancora tanti i nodi da sciogliere. Ne parleremo fra qualche istante, eccoci, buongiorno, lunedì 24 ottobre, bentornati nel nostro spazio di informazione regionale. Lo abbiamo appena detto, a un mese esatto dal crollo della palazzina di via della Farnesina, siamo tornati lì con le nostre telecamere per capire qual è la situazione. C'è un'inchiesta della magistratura che dovrà decidere sull'abbattimento della palazzina, ci sono dei problemi, c'è il caos traffico, dei problemi di viabilità, alcuni negozi della zona sono in crisi, ma notizia di poche ore fa c'è stata una proroga del comune per gli sfollati. Per saperne di più chiediamo e diamo la parola a Francesco Rositano, che è lì con i suoi ospiti. Buongiorno Francesco, a te. Buongiorno da Ponte Milvio, 120 famiglie da un mese senza casa, è questo che si legge in un cartello davanti alla parrocchia qui di Ponte Milvio. È una situazione di immobilismo che denunciano i residenti e che il Comune e il Municipio vogliono sbloccare. Presto dovrebbe arrivare un'ordinanza che potrebbe permettere la demolizione controllata del palazzo e quindi l'apertura delle strade e anche il ritorno nelle case delle famiglie nelle palazzine agibili. Giriamo subito la domanda al Presidente del Municipio, Stefano Simonelli, che cosa state facendo per sbloccare questa situazione che sta creando sempre più disagio al quartiere? Come ha anticipato lei, tra pochissimi giorni, quindi 2-3 giorni al massimo, uscirà un'ordinanza a firma della sindaca proprio per accelerare i tempi di questa demolizione controllata, che permetterà in brevissimo tempo di almeno riaprire parte della viabilità e di ripermettere alle abitazioni, alle famiglie attualmente sfollate dei palazzi limitrofi di rientrare a casa. Proprio per questo motivo sono stati prolungati al momento per 20 giorni il sostegno abitativo a tutte le famiglie che ne hanno fatto richiesta, e quindi confidiamo in tempi brevi di riuscire a ritornare alla parziale normalità. Ecco, il Presidente ci diceva della proroga dell'assistenza, parliamo con i residenti della zona e con Massimiliano, voi come vi siete sistemati? Noi adesso stiamo in un residence Sacconi che sta su via Flaminia, abbiamo soltanto ieri saputo ufficialmente di questa proroga di 20 giorni, che speriamo che sia sufficiente, anche se la cosa sarà molto difficile. Quello che ci aspettiamo e finora un po' non c'è stato è quello di avere notizie certe e anche possibilmente scritte. Ecco, questa ordinanza deve arrivare fra 1-2 giorni, qualche ora, ma sapere anche il contenuto di questa ordinanza, perché evidentemente se è a carico dei condomini del 5 avrà probabilmente dei tempi, se ha un iter di urgenza avrà tempi più certi. E poi comunque noi a tutt'oggi possiamo rientrare nelle nostre abitazioni non solo quando è demolito l'immobile, ma quando anche noi avremo certificato che i nostri stabili siano agibili. Naturalmente questa situazione sta creando anche delle problematiche nella gestione della vostra vita quotidiana, della vostra famiglia. Quali sono le problematiche che le danno più disagio? Il disagio maggiore sta nel fatto che comunque non siamo informati e soprattutto ci sentiamo soli e abbandonati. Abbiamo i figli che sono un attimino un po' troppo smarriti. La nostra figlia sta incominciando l'università, all'inizio ha avuto qualche momento di defaianza, e comunque tutta questa situazione crea anche problemi alla salute fisica e psicologica. Ecco, questa diciamo la situazione generale. I condomini, i residenti della zona, naturalmente abbiamo sentito anche il Presidente che sta cercando in qualche modo di venire incontro al quartiere con un'ordinanza che possa sbloccare la situazione. Nel frattempo i residenti si sono organizzati costituendo anche un'associazione. Sì, io sono della palazzina crollata e noi appunto condomini di questa palazzina siamo alle prese con tanti impegni, dovremo ricostruire, abbiamo perso tutti i beni, quindi dovremo forse, anzi molto probabilmente anche pagare le spese di demolizione. Per questo insieme anche alle altre palazzine ci siamo riuniti in un'associazione, l'associazione Territorio Ponte Milvio Farnesina, sia per chiedere un contributo a tutti i cittadini, anche pochi euro, possono trovare tutte le indicazioni nella pagina Facebook dell'associazione,
e anche con, insieme a tutti gli altri cittadini del quartiere, per un messa in sicurezza del territorio. Quindi naturalmente questa è la situazione dei condomini, del palazzo interessato dal crollo. Nel prossimo collegamento affronteremo invece le ricadute del territorio. La linea può tornare allo studio. Torniamo a collegarci in diretta da Ponte Milvio con Francesco Rositano per capire qual è la situazione del traffico e anche come stanno i negozi della zona. A te Francesco. Ancora buongiorno, non solo 120 famiglie fuori casa da un mese, ma a pagare il prezzo di quanto accaduto un mese fa con il crollo parziale del palazzo di via Farnesina 5, anche i negozianti della zona. Con noi abbiamo Giovanna Marchese, della CNA, Presidente della CNA Commercio Roma. Si parla di un calo dell'80% nei primi 10 giorni. Sì, esatto. Perché noi possiamo vedere che qui questo grande bacino di utenza commerciale che si chiama Ponte Milvio e dintorni, abbiamo anche creato una rete d'impresa con questo nome che ha il centro, il mercato di Ponte Milvio e poi però tutta questa serie di ramificazioni commerciali che servono ai servizi essenziali è costretto e bloccato da questa chiusura, di questa sorta di collo di bottiglia che permetteva a tutta Roma Nord di scendere attraversando Ponte Milvio per recarsi in centro. Questo ovviamente ha fatto abbattere dell'80% nei primi 10 giorni, poi per fortuna anche con il municipio si è riusciti a intravedere una mobilità alternativa, ma la situazione resta drammatica perché noi nei negozi abbiamo in previsione un Natale che è alle porte, abbiamo già la merce in casa e non ci possiamo permettere, noi che siamo rimasti ancora oggi aperti e che stiamo rischiando sulle nostre ormai poche forze, di avere un Natale nero. Adesso cerchiamo di sentire anche le istanze che le hanno rappresentato i residenti. Con noi abbiamo Simon Clementi, lei è il presidente degli esercenti qui di Ponte Milvio. Quali sono i disagi maggiori che le stanno rappresentando i cittadini? Sì, buongiorno. Soprattutto io rappresento appunto gli esercenti della zona e dal crollo della palazzina, da quando è stata limitata l'accesso e sconsigliato l'accesso in piazza, e tutti i commercianti hanno registrato dei importantissimi cali di fatturato. Ricadute anche sul traffico. Claudio Cafasso, direttore di Vigna Clara Blog, qual è la situazione? La situazione in questo momento comincia ad essere abbastanza fluida. C'è stato un primo periodo di follia assoluta perché il blocco, con tutto il rispetto per i 120 che hanno perso casa, il blocco conseguente al crollo ha letteralmente fatto impazzire questa zona. Sono stati adottati dopo una settimana un paio di provvedimenti che hanno risolto, ma non troppo, la situazione. Se questo blocco dovesse perdurare bisogna mettere mano per forza alla viabilità con altri provvedimenti che sono già stati studiati e approvati dal Consiglio Municipale. E proprio della viabilità, dei provvedimenti che si intendono fare per sbloccare la situazione, giriamo subito la domanda al Presidente del Municipio Simonelli. Che cosa volete fare per riportare alla normalità una situazione che comunque sta creando disagi? Quello che nel silenzio abbiamo fatto sin dall'inizio, che è parlare con tutti i cittadini, collaborare con loro per fare in modo che questa situazione si risolva nel più breve tempo possibile. A tal riguardo voglio fare i miei complimenti agli inquilini sfollati, ai commercianti, a tutti coloro che abitano nella zona, perché in questa situazione hanno dimostrato una signorilità non comuni. Ringraziamo i nostri ospiti e restituiamo la linea allo studio.